français, Gabi Bo? Oui, je parle français trop bien. Do you speak English? Yes, I speak English. Ok. Oh, basta. Basta. Parli brasiliano. Giuliana. Perticona! Lei è una perticona conchigliona, eh? Vero? Un tocco di esotico! Mi raccomando, concentratevi. Prego. Gabibbo, sì? Non portarli fuori strada tu, No, io accompagno la signorina, Brava, scelto l'ultima in fondo, vai! Prego! Vai, che fai? Vada! Vai dietro alla conchigliona, Gabibbo! Ah, lei, e sai com'è, Ok, ci per siamo. Per controllare la regolarità. Allora, è tutto regolare. Veloci, credo. Attenzione. Va bene, va bene. È tutto regolare, mi dovete dire il nome e io vi dirò l'ordine di uscita. Prego. Luisa. Seconda uscirà come seconda, forza. Michele, Mago Maxwell. Cinque. Il mago mi esce per quinto, forza. Massimiliano. Aia. Caro Massi, va bene, pazienza. Prima, Rachele. Forza. Terza, forza. Paolo. Secondo. Noi siamo. Fermi, che non ce la fa. È bloccato. Trema. No, non trema. Ci provo io? No. Va bene, allora, quarto. Vieni Giuliana, vieni Gabibbo. Sì. Ragazzi, questo è l'ordine di uscita, questi sono i nostri concorrenti, grande puntata. Sì. Vieni qua Giuliana. E adesso dobbiamo dare un indizio. Non si passa mai davanti al conduttore, ma perché fai certe cose? Ma che è la televisione brasiliana che mi passi davanti? Ma sei offensiva! Si passa sempre dietro al conduttore. Ci sarà anche motivo. Allora, attenzione, vieni qua. Vi ricordo che è una grandissima puntata, perché in questa puntata abbiamo un ospite che verrà e parlerà di che cosa? Dillo tu. Parlerà, forza! Di cultura. Di cultura. Brava! Grazie, Gabibbo! Eccolo! Buonasera! Buonasera a tutti, ciao Besughi! Can I ask you something? Yes, I do! Vabbè, quello che hai detto, non hai detto niente. Non parla inglese il Gabibbo! Bambini, Teo. Non lo seguite, non parla inglese! Can I ask you something? Yes, I do! Vabbè, l'ho detto come la cabina! Vai, peccati! Bravo Gabibbo, invece la Giuliana parla molto bene inglese. Can I ask you something? Non parla inglese, solo portoghese. Parlo solo portoghese, perché sono brasiliano. Entriamo nel gioco, attenzione, vado a sbirciare. Sì. No, guarda chi si rivede. Ragazzi, io posso veramente dire guarda chi si rivede, Sì. Ma guarda un po' la vita. Vedete com'è la vita? Ho dato un grande indizio dicendo questo, Va bene. Chi segue i miei programmi, ho dato un grande indizio. Vieni qui. Vengo. Ho già dato un indizio. Va bene. Dunque, io ho dato l'indizio, tu mi lanci il concorrente. Forza. The Fist Concurrence. Massimiliano. Ciao. Buonasera. Vai, carico. Yes. Grande number one. Allora, eccolo. Tu sei Massimiliano, viene da Milano, ha 24 anni, giovanissimo, 21 giovanissimo, 20 studente anni. Di filosofia, 20 esatto. L'hai già compiuti? No, sì, c'è 20, sì. Vabbè, insomma, sei nei 21, vabbè. Ma insomma, ti lamenti a 20 anni, no? No, infatti, studente guarda, di filosofia, sta... complimenti, come mai questa scelta? Sì, ma diciamo che non sapevo che cosa fare nella vita, ecco, più che altro, quindi ho detto, vabbè.
Beh, a 20 anni, andiamo grazie a Dio, questo, non si sa mai cosa fare, ma insomma, 20 anni è tutto il tempo. I soldi non sono la felicità, insomma. Dice, poi, stasera, però, se li dovessi vincere, sarei felice. A 20 anni dice i soldi non sono la felicità. Ecco. È presto, ragazzo. Bene. Forza! Domenica mattina si è svegliato già il mercato. In licenza son tornato e sono qua per comprarmi dei blue jeans al posto di questa divisa. E stasera poi le faccio la sorpresa. Porta Portese, è simpatico, eh? I love you! È un fuori di testa questo qui, eh? È un folle di quelli... Teone. È benignano il nostro Massimiliano. Notaio, mi raccomando, eh? Ma no! Ma era simpatico, sembrava Benigni, faceva tutte le smorfiette, ma le cosette. Lei non ha gusto, signor notaio, glielo dico io. Però continua però... così, perché hai la carica e l'energia giusta, forza! Una bella domandina, via. Ha mai vinto un festival di Sanremo? Ma ha ragione, perché dice io sono il primo, se chiedo uomo o donna, ma cosa indovino? Almeno se ne chiedo togliamo 56. Se chiedo ha vinto un festival di Sanremo, e casomai... Almeno ne togliamo 56 oppure... Ma certo. Una domanda... Che hai detto? Ha vinto il festival di Sanremo. Sì, e poi adesso hai aggiunto cosa? Almeno? Cioè, ne eliminiamo 56... Ah, perché li conosci? O viceversa. Tutti. Sì, 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 sì. Tutti, tutti, eh. Hai capito. Lui si è preparato su una materia e dice tante volte, uno di questi... La cultura moderna, la cultura, lei neanche chi è. Oh no! Fermi, chiedo. Vadi, vadi. Attenzione. Ah, che bella pazza. Mi scusi, lei ha vinto che carina, ma... il Festival di Sanremo? Molto carina. Vadi, vadi. Chiedo, chiedo. No, no, certo, intanto io guardo la ragazza. Vabbè. Giuliana. Mamma mia. Hai vinto. Posso presentarmi? Giuliana. Scusi un attimo. Massimiliano, Giuliana, piacere. Mamma mia. Mamma santa. Fermo. Eccoci, sì. Ti faccio un regalo perché sei simpatico. Giuliana, vieni qui. Stai qui. Ma puoi anche abbracciare. Oh, mamma mia, davvero. Guarda, ti do una possibilità. Vale. Fai come Benigni, buttala a terra e mamma bacia. Mamma mia. Un bacetto. Ma... Oh, no. Mamma mia. Allora, la risposta, caro Massimiliano. Vogliamo entrare nel gioco? No, serio. Ti do una brutta notizia, Massi, no. Però, però hai vinto il bacetto di Giuliana. Non sono 56. Non ha vinto il Festival di Sanremo. Ah. Vabbè. Però è stato Alessia bravo. Alessia Fabiani, ce l'ho qua sul pelo della lingua. Alessia Fabiani. Perché hai scelto proprio Alessia Fabiani, chiedo? Beh, perché se non ha vinto Sanremo, voglio dire... Identicamente, no, voglio dire. Sì. Beh, sì, devo certo. dire una cosa, fermo. Voglio dire. In quello che dice c'è una logica. Ti dai un altro bacio, che è giovane, forza, bacialo. Oh, bacialo. Allora andiamo al prossimo. Grazie. Luisa da Ravenna. Si muove. Eccola, ciao Luisa. Allora, è stata scelta Alessia Fabiani, adesso arriviamo a Luisa da Ravenna. Sì. E lei è impiegata, 25 anni, sposata. Ebbene sì. E ha 4 figli, è stata in galera a 12 anni, ha ucciso un suo amico, insomma, un bel... Sì, un bel passato, insomma. No, di vero che abbiamo detto che hai 25 anni e sei sposata. Sì. Sposata, tuo marito dov'è? Mio marito è a casa e sta soffrendo, perché sono 2 giorni che non mi vede. Però se torni a casa col bottino... Lì...
Lì sicuramente è contento per questa separazione. Allora, vediamo, detto... prego, ha detto? Ha detto torna a casa con i soldi perché sennò... Almeno, non così torna. Non perdiamo tempo. Sì. Allora, vediamo l'esibizione, forza! Giuria, forza, vediamo quanto ha vinto. 2-2-2-2. Dai, non è male, dai, non è male. Fida di Teo, vai. Cominciamo, due belle domandine. Sappiamo soltanto che non ha vinto Sanremo, non sappiamo altro. È stata scelta Alessia Fabiani. Fabiani. Prego. È un'attrice? Chiedo. Sì. Mi scusi, gran personaggio, lei è un'attrice? Si sta truccando? Vediamo. Ah, ah. Quante domande hai? Due. Una l'abbiamo bruciata, però non è bruciata perché sappiamo che non è un'attrice. Se ti viene in mente dopo di dire il nome di un'attrice, forza. Un'altra domanda. Però non sappiamo ancora se è uomo o donna. Se chiedi uomo o donna, non aiuti te stessa. Infatti. Sono sincero. A meno che riesci a dividere milioni di persone, ma insomma. È un conduttore. Oh! Un'attrice, attenzione. Un conduttore. È un conduttore uomo, mi chiedi? Sì, un conduttore uomo. Giustamente. Vado. Vai. Come vai? Vai, dico, torna con buone notizie. Allora, ho capito come tratti tuo marito, tu, eh? Mi scusi. Sono un angelo. Lei è un conduttore? No. Vabbè, però no, sappiamo che non è un'attrice, ma sappiamo, fai un passo avanti, che è anche un conduttore. Oh. Dico anche perché non ha fatto e non fa solo quello, però... È difficile. Insomma, per me che lo so, no. Forza. Mi dicono che sì, d'accordo. Sì, non solo, ci sono 8 secondi. 2 secondi. Finito, grazie. Patrick. Chi? Patrick, del Grande Fratello. Patrick del... Mi ha chiesto, è un conduttore, ha detto Patrick. Sì, mi ha detto anche, quindi... Perché Patrick conduce anche, dillo tu cosa... Chi c'ha la notizia fa le... L'inviato. E poi anche conduttore. Cosa... perché conduce. Non mi viene. È grave. Però ha condotto e conduce. Potrebbe essere. Non ti vedo... E così torna a casa più contenta. Vengo accolta in modo diverso. E tutto sarà più bello. E tutto sarà più bello. Ciao. Ciao. Andiamo avanti. Rachele! Eccola la mia Rachele. Ciao Rachele, benvenuta. Grazie. Benvenuta, come stai, emozionata? Ma nemmeno più di tanto. Ma no, ma perché? Io non sono un conduttore che mette a disagio, credo, eh? Sì? Ma dipende. Vabbè, la mi comporto alla Carlo Conti. Buonasera. Ciao. Forza. Allora, dimmi tutto. Vorrei sentire qualcosa di te, sei di Milano, Rachele. Esatto. Vuoi aggiungere qualcosa? Leggo che hai 26 anni, sei impiegata. Esattamente, esatto. Ho capito, me ne vado, eh. No, vediamo. No, non ho di più. Applauso. Non c'è il respiro di te sul viso. Non c'è la tua bocca di fragola.
forza la giuria, forza! Buono, 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 non è male, eh? Dai, passino avanti, attenzione, vediamo la nostra Rachele che domandine ci fa, pronta? È un conduttore di reality? Ragazzi, questa è una bella domanda. Perché cominciamo a chiudere il cerchio. No. Dov'è la risposta? Beh, so chi è. Ho sbirciato. Non è un conduttore. Ma non solo, ti dico pure... No, non posso dire ancora altro, purtroppo. Devo aspettare prima la tua domanda. Forza. Fa programmi di ambientatura, ambientalisti. Un po'... Sì, ha detto ambientatura, ambientalisti. Io ho sbagliato. La mia... Però vabbè. Programmi... Di cultura, facciamo di cultura. Di cultura? Di cultura. Si occupa di programmi culturali? L'unico in Italia che fa programmi di cultura sono io, perciò... Oltre a te, nessuna. No, 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 no. Attenzione, ferma, facciamo un piccolo riepilogo. Allora, non ha vinto mai Sanremo. Potrebbe essere un cantante, ma non ha mai vinto Sanremo. Non è un'attrice, va bene, è un conduttore, non conduce reality e non fa programmi di cultura. Ferma perché c'è l'indizio. Ale, 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 ci sono io con il mio indizio. L'indizio. È il momento importante. Piano, piano, perché siamo veramente in un punto strategico. Lo so, lo so. Allora, voglio dirvi, sì, è tifosissimo dell'Inter. Aia, poveretto. Vabbè. Silenzio, silenzio in studio, anche a casa, silenzio. Posate i piatti, fermi. Sì, perché a casa litigano. State mangiando, non ci si alza da tavolo. Bravo. Ho ragione? Però. 500.000 euro in palio, tifosissimo dell'Inter, forza. Il corno? Il corno? Eh? Corvo, quello del programma di televisione. Mi devi dare il nome. Leo Corno. Vabbè, l'ha detta, l'ha detta. Il più interista di lui, ragazzi, non c'è. Vabbè, l'ha detta. Lo sai che io non posso risponderti? Vabbè. Lo puoi ripetere? Ho sbagliato il nome. No. Leo Corno. Corno. Leo Corno. Corno. Oh, va bene, da questa parte, signora, andiamo. Ok, grazie, grazie, grazie. Leo Corno. E adesso è arrivato il momento di Paolo. Ci vuole. Ciao Paolo. Allora, tu ti occupi, segui il calcio? Sì. Dunque sai chi è tifoso dell'Inter, non lo dire ora, fai un passo avanti. Attenzione, lui e Paolo viene da Milano e farà una sceneggiata con genero? Sì. Cioè litighi col tuo genero. Vogliamo vedere subito? Una bella sceneggiata, vediamo. Qua giù abbiamo deciso di affrontare Don Cosimo l'usuraio. E quando arriva qui io gli dico, mi dà in mente un giocatore tedesco strunzo. Con chi ce l'hai, bello? Buongiorno, Don Cosimo, no, parlavo di me stesso, non sapevo cosa dire e mi sono detto quella parola. Sì, ma il dito è rivolto verso di me. Strunzo, dimentichi sempre tutto. Ah, ecco. Comunque fammi capire perché hai voluto vedermi. Don Cosimo, sono portavoce di tutti quelli che le ha fatto un prestito. E allora? Abbiamo formato un comitato. Come un comitato? Un comitato. No, 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 volevo dire... Un fans club. Sì, 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 un fans club, perché lei è un signore. Ha chiederci solo il 50% di interesse al mese. Ce ne sono altri che ne chiedono molto di più. Lo so, io ho il cuore d'oro. A me non piace approfittare degli altri. Facciamo così, dal prossimo mese non mi darete più il 50%, ma mi darete il 70%. Perché anch'io che sono buono ho diritto a un premio. E chi non è d'accordo? La vedi questa? Gliela scarico tutto in dosso. Ambro armana! Lui è un usuraio e si prende il 70% al mese. Mi ha puntato anche la pistola. Questo qui è meglio delle banche. Eccola qua, l'hanno fatto la scenetta. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, complimenti, forza. Grazie.
Ti sei un po' emozionato all'inizio, ma è andata bene, hai visto, eh? Tu hai proprio la faccia da usuraio, eh? Sì. Se dopo vuoi un prestito ne parliamo. Ah, però se anche il nostro notaio è un po' usuraio sono problemi. Forza! 3. Bene. Ciao, ciao, in bocca al lupo. Ciao. Passo avanti perché adesso giochiamo con il nostro Paolo. Ok, silenzio in studio, attenzione a casa. Volevo chiedere, verso il pubblico, ha condotto dei programmi giornalistici? Giustamente, giustamente, io mi sposto, vado a chiedere, sì. Chiedo e mi risponde anche. Mi risponde anche. Forse hai già qualcuno in mente. Sì, procediamo. Come vuole, signor usuraio. Appunto, è usuraio. Volevo chiedere, ha fatto anche fiction? Ti do un'altra bella notizia, perché vedo che ha le idee chiare. Attenzione, signor personaggio, lei ha fatto anche fiction? No. No. No, 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 no. Però ha partecipato a un film. Questa è una cosa in più che non dovevo dire, però la dico. Per caso, ultima, volevo chiedere. Se fate le vendite. Se fate le vendite, lo vuoi offendere, vero? Se fate le vendite hai soldi. Offendiamo, insomma. Offendiamo. Attenzione. Sì. Aspetta. Ti offro la metà. Accetti? Sono un usuraio. Sei un usuraio. Il 30% in più, accetto. 500.000 euro un paio. Mi ha azzeccato due cose. Andiamo a rileggere. È tifosissimo dell'Inter. Non ha mai vinto Sanremo. Non è un'attrice. Va bene, questo l'abbiamo scoperto. È un conduttore, non conduce reality. Non fa programmi di cultura, è tifosissimo, l'abbiamo detto, fa anche programmi giornalistici e non fa le fiction ma fa le televendite. Vendite, attenzione, concentrazione anche a casa, forse il nostro amico Paolo mi porta a casa la vincita, fermi. Ho un dubbio di due. Tifosissimo dell'Inter. Enzo Iacchetti. Io quando dico al Gabibbo che dà troppe informazioni, signori, signori, prima o poi doveva succedere. Tifosissimo dell'Inter. Sei curioso di saperlo ora? Aspettiamo la fine. Mi prendo gli interessi. Lui scherza, scherza, ma non sa. Tra pochissimo, ok, andiamo avanti, Michele! Ci vuole! Eccolo, ciao Michele! Ciao, carissimo! Ai ai ai, hai seguito il gioco? Sì! Ragazzi, Michele fa una cosa che io amo, ha una passione che è quella della magia. Esatto, sono illusionista. Lui viene da Casal Pusterlengo. No, Casal Pusterlengo. Leggo Lodi, bene? Lodi. Casal Pusterlengo si chiama. Lodi, facciamo un passo. Vieni da questa parte. Certo. Perché mentre noi parliamo un po', la nostra Giuliana, non guardare Giuliana, perché Giuliana. Sì. Allora, lui è illusionista, 37 anni, sì. E autotrasportatore. Sì. Va bene? Sì. In bocca al lupo perché è già pronto. Proviamo. Perché okay, è grazie. Tutto ok.
Bene. Complimenti. Grazie. Hai capito? Già il latte costa molto, tu, tac. Lo roviniamo. Dalle nostre parti poi si mungo. È bravo, mi raccomando, notaio, grazie. Forza! Due. Allora, è arrivato il tuo momento. Sì. Mi dicono, ed è giusto, che se vuoi ripetere un nome già detto, la somma si divide. Volevo chiedere... Prego. Se ha condotto in passato Striscia la Notizia. E io, signor notaio, so perché il mago mi chiede questo, perché questo è un programma di Antonio Ricci e tu dici... No, perché no? Ci sono molte indicazioni, tra le quali che è tifosissimo dell'Inter. Non puoi parlare. Cioè, eccetera, non puoi parlare, eccetera, però... Che, no, che mi fanno io non pensare, ti posso rispondere. Che mi fanno pensare, insomma... Ho capito che intendi. Attenzione, signor conduttore, lei... Aia! Ci siamo! Perché tu pensi, se questo qui mi ha condotto... deve essere forza quello che conosco io. O magari. Quante domande hai? Due. No, non ha condotto Striscia la Notizia. E adesso il pubblico mormora e dice: allora non è Paolo Bonolis. Non è Paolo Bonolis. Perché lui è quinto, lo posso dire. Se non è Paolo Bonolis... Altra domanda. Se hai i capelli brizzolati. Oh, questa è una bella domanda, perché dice: se i capelli sono brizzolati, il mio bel personaggio potrebbe avere l'età, giusto? Sì, esatto. È un modo elegante per sapere quanti anni ha, vero? E se mi usa il mirtillo? Sono rovinato. Se va nei negozi e compra la tinta e non vuol farlo sapere, chiedo. Tu puoi reclamare dicendo: ah, faccio ricorso. Signor lei ha tinto. No, lui mi dice: diciamo di sì. Diciamo di sì. Dunque, tu di che squadra sei? Inter? Sì. Allora ci vediamo domani. Ma pensate un po'. Un mago interista. Siamo sul punto. Sì. Nel cuore del programma, 500.000 euro, il mago è interista, ha un indizio importante. Purtroppo è arrivato il tuo momento. Signori, silenzio, lo lascio qui, mi dirà il nome. 500.000 euro. Puoi guardare in camera e lanciare il tuo bel nomignolo, quella accesa. Allora, proviamo. Prego. Intanto l'occasione di esibirmi l'ho avuta. Cesare Cadeo. Cesare Cadeo, ragazzi, ha fatto... o fatte le vendite? Sì. È brizzolato? Non ha condotto Striscia? Non fa fiction? Non conduce reality? Bastardo. Grazie. Michele. Bastardo. Chiamiamo gli altri concorrenti, forza! Si muove! Eccoli qua, forza! Attenzione, eccoli, vedo qua. Michele tutto eccitato, forza! Eccoli qua, i talentuosi di oggi. Complimenti e bravi, bravi. Sì? Giuliana, vieni vicino a te, vieni. Venga anch'io. Vieni anche tu, Gabibbo. Bravo. Devo dire una cosa. All'inizio qualcuno mi ha detto: ha vinto Sanremo, fai un passo avanti. Certo. È stato molto importante, perché il nostro simpaticissimo number one mi ha chiesto se ha vinto Sanremo. Questo personaggio non ha vinto Sanremo, di più, ha condotto Sanremo. Un passo indietro. Non l'ha condotto una volta, l'ha condotto ben tre volte. È un personaggio. Tu mi hai fatto una domanda molto dura e intelligente, cioè: fatte le vendite,
ha mai presentato cose canore? Certo, ha fatto Sanremo, ma non ha fatto solo quello. Vi dico un altro indizio, dobbiamo fare pace oggi io e lui, perché è successa una cosa tra noi due e ho detto spero un giorno di rincontrarlo. E infatti sono contento che adesso lo devo abbracciare e gli devo chiedere scusa. Signori, apriamo la cabina. Tutto per colpa di un telefonino. Ecco, raccontalo. Perché tu. Teo Mammucari vinse con Libero l'Oscar TV a Sanremo. Beh, non so, meritato, dai. Meritatissimo. Però venisti con gli autori, venisti con i tuoi partner. Il tuo autore preferito, Ditto Benincasa, sì, se ne andò da Mafucci, che era il nostro capostruttura, e disse Mafucci a me: Daniele, scusa, qual è il tuo telefonino, che ho lasciato l'agenda a casa? Diede a lui furtivamente il mio telefonino. Lui fece uno show stupendo alla ribalta del teatro Ariston. E alla fine disse... E alla fine andò verso il proscenio e disse: a proposito, vi do il numero di telefonino esatto di Daniele Piombi. 150 telefonate, le più disparate. Vabbè, va. No, perché la gente pensava che io scherzassi. Allora lui mi ha detto: quel telefono ce l'ho da molti anni, mi hai fatto uno scherzino simpatico però un po' duro. Ancora non era cosciente. Quando è uscito drin 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 drin, sapete dove l'ha buttato? Racconta. In mare. Ha preso il telefono dalla rabbia, l'ha sì, buttato in mare. È vero. Daniele Piombi. È vero, è vero. Grande. Io faccio gli auguri a Teo. Grazie, mi fai un favore, mi saluti il pubblico tu che sei conduttore da più anni di me, forza. Faccio gli auguri per questo programma di Antonio Ricci, sei in buone mani, hai dei concorrenti simpatici. Questo non è vero. Hai vabbè, il Gabibbo. Che è ciccione. E poi hai lei. Lei ti salva la faccia. Sì, lei mi salva la faccia per un motivo, perché lei è già diventata amante di un calciatore. Ah, non è vero. Vuoi il nome? No. Vuoi il nome? Ma no, dirglielo. Non è vero. Dai, non lo diciamo alla prossima. Signori, un amico, Daniele Piombi, Cultura Moderna! Oh! Pizza, più, più.